andremo a definire il tema della trascendenza e dell'immanenza dal punto di vista del paganesimo e della stregoneria. Chiaramente invito tutti quelli che hanno le loro idee, che hanno qualcosa da pensare, che anche magari sono contro a questo, cioè anche di vedere di fare la propria formulazione e di confrontare con la nostra. Naturalmente farò una introduzione che durerà circa un quarto d'ora, penso un quarto d'ora di farla, dopodiché daremo via il dibattito come è avvenuto l'altra volta e tutti quanti possono partecipare, insomma, sentire. Naturalmente i nostri dibattiti sono sempre delle sfide, perché le cose che noi facciamo sono cose importanti per noi, cioè coinvolgono tutto il nostro esistere, tutto il nostro essere. Per cui quello che noi facciamo è importante, non è un gioco, non è tanto per chiacchierare, è un qualcosa che va a incidere sulla vita, e andando a incidere, scusate, andando a incidere sulla vita è una cosa sentita, perché è sempre uno scontro. Ricordatevi che anche i cambiamenti delle persone, cambiare il modo di vedere le cose, il punto di vista, cambiare le idee, è sempre un atto di fatica, è sempre un atto abbastanza, chiamiamolo violento, non è il termine giusto, però diciamo duro, perché cambiare un'opinione o cambiare un modo con cui si guarda il mondo è sempre un atto durissimo. Detto questo, vi do sempre appuntamento per venerdì 26 giugno. Alle ore 20:30 in sala radio Gamma 5 in via Belzoni 9 a Cadoneghe Padova per una conferenza dibattito sul tema trascendenza e immanenza nel paganesimo politeista e in stregoneria. E a buon vederci, a buon sentirci. Il tema di oggi che trattiamo è la decima trasmissione del Crogiolo dello Stregone nei quattro canti del mondo. Ho pensato di ricapitolare ogni volta perché ci sono sempre nuovi ascoltatori che non sanno esattamente cosa stiamo facendo. Allora, ricapitolo tutto. Che cos'è il Crogiolo dello Stregone? Il Crogiolo dello Stregone è un insieme di elementi che servono per costruire un cammino di libertà, un cammino di costruzione della persona. Perché questo? Perché, come abbiamo sempre detto fin dall'inizio, noi non accettiamo il concetto secondo cui c'è una volontà creatrice, ma partiamo dal presupposto o dalla nostra scoperta che è il mondo che ci circonda, tutto ciò che esiste, che attraverso le sue trasformazioni va a costruire la coscienza universale. Questi sono i nostri presupposti. Dati questi presupposti, il nostro compito, come ogni essere esistente, è il compito di costruire se stesso, di trasformarsi per giungere a formare la coscienza universale, per cui la vita per noi è un'occasione attraverso la quale costruirci. Ora, i percorsi di stregoneria, i percorsi di costruzione della persona possono essere costruiti sempre, in ogni condizione ci si trova a vivere, però ogni condizione che ci si trova a vivere ti costringe a costruire un percorso anziché un altro. Bene, partendo dalla situazione in cui noi viviamo oggi, in cui noi stiamo esistendo in questo momento, abbiamo elaborato il Crogiolo dello Stregone. Cosa comprende il Crogiolo dello Stregone? Vediamo un attimo. Il Crogiolo dello Stregone, di cui avevamo già parlato l'estate scorsa, comprendeva l'attenzione, chiedersi il perché delle cose, la follia controllata, ascoltare il mondo attorno a noi, vivere per sfida, l'agguato, la meditazione, la contemplazione, le correnti vegetative, il sognare, chiamare le cose col loro vero nome, palpare il mondo, togliersi dal centro del mondo, l'uso delle determinazioni, la volontà, la sospensione del giudizio, lo scetticismo, l'intento. Cioè, tutte cose che, formate, messe insieme e mescolate all'interno del crogiolo, cioè all'interno della persona stessa, che il crogiolo è la persona, sottraggono la persona dall'assoggettamento in cui gli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra vogliono indurla, cioè la sottraggono dall'assoggettamento. Sottraendo la persona dall'assoggettamento, la persona può guardare il mondo in maniera diversa. Guardando il mondo in maniera diversa, scopre che il mondo attorno a lei è vivo, ha una propria coscienza, proprie consapevolezze, proprie tensioni, proprie determinazioni. E lo scopre uguale a se stesso, cioè alle proprie tensioni, alle proprie determinazioni, ai propri bisogni. Dunque, la persona, sottraendosi dalla posizione sottomessa in cui il cristianesimo vuole metterla, scopre di essere un Dio che vive in mezzo a dei. Scopre che tutto l'esistente è fatto di dei e lei è un Dio in mezzo a dei. Questa scoperta cosa implica? Implica la costruzione delle relazioni col mondo in maniera diversa.
E allora ecco che il crogiolo dello stregone viene messo nei quattro canti del mondo, cioè si costruiscono le relazioni col mondo che ci circonda. E questa sera parleremo proprio dell'attenzione nel crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo, cioè parleremo di un elemento del crogiolo che è l'attenzione messo nei quattro canti del mondo. Dopodiché stiamo elaborando anche il concetto del crogiolo del male, perché questo? Perché è utile elaborare qual è la struttura, qual è il modo di fare, il modo di essere dei cristiani, cioè delle religioni rivelate, per distruggere la capacità degli esseri umani di costruire se stessi, di trasformarsi, di divenire. E allora alterniamo una volta il crogiolo del male, una volta il crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo, quando è possibile, per riuscire a definire questi percorsi. Bene, allora, questa sera, oggi, parliamo dell'attenzione del crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo. Un attimo solo e poi riprendiamo. Abbiate qualche attimo di pazienza perché la giornata oggi è un po' più calda e la sete si fa sentire. Vi ricordo che tutta l'estate io sarò sempre in trasmissione ogni giovedì alle ore 15 e alle ore 19. Per cui tutta l'estate, anche se sono in ferie, vengo dalle ferie a fare la trasmissione. Se non mi ammalo, se non faccio incidenti stradali, se non vado a finire un burrone durante una delle passeggiate in montagna, io sarò sempre in trasmissione. E continuerò il programma, cioè continuerò sempre i crogioli a sviluppare i temi dei crogioli. Bene, vediamo l'attenzione del crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo. L'attenzione è la capacità dell'essere di concentrare tutto se stesso in quanto sta facendo. Quando abbiamo parlato dell'attenzione nel crogiolo dello stregone, si è parlato dell'uso dell'attenzione relativa ai sensi. Si è detto che qualunque cosa un essere umano sta facendo deve farla impiegando tutto se stesso, come se quella fosse l'ultima cosa che deve fare prima di morire. La pratica dell'attenzione porta l'essere umano ad entrare nei quattro canti del mondo e lo predispone per muoversi nei quattro canti del mondo. Vediamo come l'essere umano ha esercitato la propria attenzione per entrare nei quattro canti del mondo. La prima attività fu quella di interrompere il dialogo interno. Per interrompere il dialogo interno, l'essere umano dovette saturare la percezione dei propri sensi fino a costringerli al silenzio nel percepire. Quando io esercito la vista, per interrompere il dialogo interno, sfoco le immagini. Concentro la mia attenzione della vista su immagini sfocate o su contorni di cose che tendo a cancellare. Così facendo, saturo la vista di fenomeni della cui descrizione alla mia ragione non interessa nulla. S che se ne fa della mia ragione di immagini di un albero sfocato? Non è in grado di costruire nessuna descrizione. Inizialmente la ragione tenta di ricordare come quella sia l'immagine sfocata di un albero, fatto in questo o quel modo. Poi si stanca. I fenomeni che lei percepisce non sono utilizzabili, non possono rientrare nella descrizione. La mia ragione non è in grado di trovare un va motivo valido al mio comportamento. In realtà, in quel momento, nei suoi confronti, io sto esercitando la follia controllata. Mentre ammiro l'albero sfocato e senza forma, tentando di fermare il flusso delle parole, la mia ragione non è in grado di costruire una qualche forma di dominio. La tecnica della saturazione della ragione la applico anche per i suoni. I suoni si ascoltano per abitudine. Normalmente molti suoni, grandi o piccoli, vengono scartati proprio perché non vi concentriamo la nostra attenzione, ma volendo possiamo, bloccando il flusso delle parole, ascoltare e farci compenetrare da qualunque suono si manifesti nel circostante. Attraverso l'attenzione, la ragione viene saturata di fenomeni. La tecnica della saturazione della ragione la applico anche alle sensazioni tattili, sia delle mani che del resto del corpo. Quando prendo in mano un oggetto o ne tocco un altro, pongo attenzione alle sensazioni che ricevo. Bloccando il flusso delle parole, tento di soggettivare quelle sensazioni compenetrandone. È l'unico modo per comprendere come palpare il mondo equivale ad essere palpati dal mondo. La tecnica della saturazione della ragione la applico anche all'olfatto. Gli odori sono fattori di memoria, immagazzinano fenomeni ed evocano ricordi, specie se io blocco il dialogo interno. Attraverso gli odori, Giove mi parla. I fenomeni che giungono alla ragione sono tanto più numerosi quanto più annuso il mondo. La tecnica della saturazione della ragione la applico al gusto. Posso assaporare un cibo o scomporne gli elementi che contiene. In quel momento non ingurgito.
assaporo quanto il mio gusto percepisce e sommo al mio essere i fenomeni che in questo modo vengono percepiti. L'allenamento dell'attenzione sui sensi attraverso la sospensione del giudizio costruisce una resa della ragione, la spaventa per l'assurdo che affronto e cede il passo allo sviluppo dei sensi interni. Percepisco immagini che non sono attinte attraverso gli occhi. Il processo è spontaneo nel sogno. Ascolto suoni che non vengono attinti dalle orecchie. Ricevo sensazioni tattili che non sono generati da tocchi della pelle. Ho svegliato il senso interno. Ho svegliato il dormiente, il corpo luminoso che cresce dentro ogni essere della natura. E questo corpo luminoso ha sommato la propria capacità di sentire con quello della ragione. Così le immagini, anche se non vengono percepite dagli occhi, fanno sempre riferimento alla vista. I suoni, anche se non sono percepiti attraverso le orecchie, sono sempre riferiti a queste. Le sensazioni tattili, anche se non sono riferiti al tatto, sono a questo sempre ricondotte. Diverso è il discorso per gli odori, che diventano colori, e per il cibo, che diventa sensazione. Non so in che altro modo definirlo, eh? L'attenzione che ho praticato sui sensi è uno, non il solo, degli strumenti attraverso i quali ho alimentato la costruzione del corpo luminoso che attraverso il senso interno, l'insieme del suo sentire, si lega al sentire proprio della ragione. Con questo processo mi sono sottratto dal dominio della ragione e posso alterare la percezione. L'attenzione della percezione porta al silenzio i sensi della ragione e le relazioni sono costruite mediante i sensi interni propri del corpo luminoso. Anche se io continuerò a descrivere fenomeni visivi, tattili, rumori, come se tutto questo avvenisse attraverso i sensi della ragione. La centralità di tutto deve essere posta sul percorso, sul processo attraverso il quale ho disciplinato la ragione costringendola ad arretrare il suo dominio nei miei confronti e l'ampia gamma di fenomeni che sono riuscito ad introiettare mentre tentavo di usare i sensi in maniera diversa. Questo da un lato ha fatto crescere i sensi interni, ma dall'altro lato li hanno disciplinati. La crescita dei sensi interni non è avvenuta in un solo momento, è avvenuta poco a poco, anche attraverso fenomeni assolutamente inusuali per la ragione. La crescita del senso interno è avvenuta dopo una grande lotta con i sensi della ragione, che hanno dovuto prima di tutto aumentare e diversificare i fenomeni che percepivano e rendevo impotente la ragione a farli entrare nella descrizione attraverso il blocco del dialogo interno. Ho costretto la ragione a fare da spettatore a quanto stavo facendo, anche contro la sua descrizione. Dicevo alla ragione, comando io, tu sei un mio strumento. Mentre ridimensionavo la ragione e la sua capacità di controllo, praticavo una tipologia di fenomeni che forgiavano la mia capacità di rapportarmi in modo diverso col mondo. Quando si sospende il giudizio nel mondo della ragione, non è possibile costruire dei fantasmi nel mondo della percezione. Ricordo che non prendo telefonate. Scusate un attimo, ma non prendo telefonate finché non ho finito. Mentre ridimensionavo la ragione, insegnavo ai sensi interni il modo di affrontare il mondo senza per questo danneggiare la mia ragione. È vero che ho combattuto una dura battaglia contro la ragione, che intende essere padrona di tutto il mio essere, ma è altrettanto vero che la ragione è uno strumento prezioso di cui io mi servo per affrontare la vita del corpo fisico nel sistema sociale degli esseri umani. Questa rivelazione rilassa la ragione. Una volta che l'esercizio dell'attenzione sui sensi ridimensiona il controllo dittatoriale della ragione sul mio essere, io devo tranquillizzare la ragione che non è in corso una guerra contro la sua descrizione, ma lei deve continuare ad avere un posto centrale nella mia esistenza, a patto che non si richiuda su se stessa, ma ampli i suoi interessi, si arricchisca e mi aiuti a vivere al meglio, mentre continuo ad incubare il corpo luminoso che avrà il sopravvento definitivo sulla morte del corpo fisico, cioè alla morte della ragione. Così mi posso permettere di raccontare le storie che succedono nei quattro canti del mondo. Nei quattro canti del mondo la ragione è uno spettatore, esattamente come il corpo luminoso è uno spettatore mentre discuto di filosofia trascendentale. L'alterazione della percezione può avvenire soltanto attraverso il senso interno ed è scritta per quanto possibile e per le immagini a disposizione dalla ragione. Nei quattro canti del mondo mi posso muovere e posso agire soltanto perché ho agito articolando l'attenzione sui sensi della ragione.
quello sforzo ha articolato il senso interno e ha costruito la relazione con i sensi della ragione e per conseguenza della sua descrizione. Anche l'oggetto con cui formula la relazione nei quattro canti del mondo ha articolato la sua attenzione, ha plasmato se stesso a seconda del proprio divenuto come essere e come specie. Nei quattro canti del mondo esercita la sua attenzione attraverso i suoi sensi e le sue specificità. L'esercizio dell'attenzione nei quattro canti del mondo ci permette di cogliere quanto la coscienza con cui formiamo la relazione ci presenta e può essere utile per costruire il nostro divenire. Sia che questo essere utile si riferisca al piano della ragione, Saturno impara l'agricoltura per esempio, che sul piano dello sviluppo del corpo luminoso, ad esempio come fiondarsi da un posto all'altro, oppure gli elementi diversi che un luogo presenta sul piano della ragione e su quello della relazione nei quattro canti del mondo. L'attenzione che abbiamo esercitato mentre tentavamo di uscire dalla sottomissione è quella che ci permette di cogliere il nuovo nella relazione dei quattro canti del mondo, che ci permette di essere sufficientemente veloci per cogliere il nostro centimetro cubo di opportunità, come direbbe Castaneda. C'è un modo per esercitare l'attenzione, pur essendo attenti, come comunemente si dice. Quando parlo dell'attenzione relativa ai sensi, voglio sottolineare l'attività del sentire con il sentito, la mia attività di descrivere in relazione all'oggetto che percepisco, la mia attività di sentire in relazione al soggetto che percepisco. L'attenzione è su ciò che costruisce la relazione fra soggetto e soggetto attraverso i sensi. Esiste un modo per distruggere la capacità dell'attenzione di costruire l'individuo ed è inchiodare l'attenzione sull'oggetto percepito. Questo modo di essere parte dal presupposto che il soggetto non deve modificare se stesso. Egli è in quanto creato per le religioni rivelate o descritto per quanto riguarda la ragione e pertanto l'attenzione non si sviluppa come atto di volontà del soggetto che partendo dalla coscienza di sé sviluppa e articola i sensi in quanto strumenti del soggetto da affinare attraverso questi e attraverso questi ampli fenomeni che percepisce nel mondo, ma obbliga il soggetto a fissarsi sull'oggetto percepito. L'oggetto percepito deve essere osservato attentamente senza considerare il ruolo della propria percezione in quanto, essendo questa creata da Dio a sua immagine e somiglianza, non c'è motivo di modificarla. Devi essere attento a quanto io dico, che significa? Devi fagocitare quanto dico e farlo tuo, ma se tu fai tuo quanto io dico, tu non elabori i fenomeni che ricevi da me. Io ti impongo di soggettivare quanto ti dico e nello stesso tempo ti impedisco l'esercizio della tua attenzione nei confronti dei fenomeni che ti trasmetto, imponendoti di adeguarti ad essi. Strappo il tuo essere attento, lo chiamo attenzione e ti impedisco di esercitare la tua attenzione impedendoti di crescere, sviluppando la tua capacità di elaborare i fenomeni con le tue forze e per i tuoi bisogni, per sviluppare il tuo potere di essere. Quanto noi abbiamo amalgamato i sensi interni con i sensi della ragione e quanto ci permette di descrivere della relazione ai quattro canti del mondo e riportare nella ragione per continuare ad ampliarla. Ciao Michele. Ciao. Questo vale anche per la coscienza di sé con cui siamo entrati in relazione. Quella coscienza di sé prende da noi quanto le serve per continuare il proprio sviluppo. Dal come ha articolato la sua attenzione dipende la sua capacità di afferrare e utilizzare quanto noi le offriamo. Poi, della relazione nei quattro canti del mondo, la ragione prende quanto le serve per descrivere. Come descriverebbe la ragione la relazione nei quattro canti del mondo del farsi venere delle coscienze di sé che hanno costruito la loro relazione? La relazione nei quattro canti del mondo lascia un estremo piacere. È una fusione energetica e fra gli esseri umani la fusione energetica è raffigurata col rapporto sessuale. Pertanto la mia ragione come essere umano maschile, se dovesse raffigurarsi il farsi venere nella relazione dei quattro canti del mondo con gli elementi della ragione, la raffigurerei come una donna disponibile accentuandone gli attributi sessuali e psicologici che maggiormente mi attraggono. Se un essere umano femminile dovesse raffigurare il farsi venere nella relazione dei quattro canti del mondo con gli elementi della ragione, la raffigurerebbe come un uomo disponibile, accentuandone gli attributi sessuali e psicologici che maggiormente la attraggono. La ragione, quando i sensi interni sono amalgamati con i suoi, descrive quanto può prendendo atto dell'esistenza di relazioni che lei non è in grado di controllare. Costruisce delle immagini attraverso le quali
comunicare quanto avviene. L'esercizio dell'attenzione sui propri sensi per percepire in maniera diversa i fenomeni che questi incontrano è già i quattro canti del mondo. Nel momento stesso in cui un individuo incrocia gli occhi e osserva, sospendendo il dialogo interno, il mondo che lo circonda, si mette a vibrare. Il mondo che lo circonda si mette a vibrare. Egli sta esercitando la sua volontà, sta modificando il suo modo di sentire. Il mondo che lo circonda invia segnali partendo dalle predilezioni del soggetto. Chi ama la natura riceverà segnali dalla natura. Chi ama a particolari tensioni della vita riceverà stimoli da queste. Chi ha propensione verso gli astri, i pianeti, i mutamenti, la conoscenza, eccetera, da queste riceverà gli stimoli attraverso i quali continuare ad alimentare il proprio fare e sviluppare se stesso. Ricordiamo sempre che all'interno delle relazioni che si sviluppano attraverso il potere di essere è interesse reciproco di ogni partecipante alla relazione che chi partecipa alla relazione sviluppi il più possibile il proprio potere di essere, in quanto questo sviluppa la relazione stessa. Nel momento stesso in cui un essere umano esercita l'attenzione sui propri sensi, sta già costruendo le relazioni nei quattro canti del mondo. Il mondo per lui cambierà forma, lo compenetrerà in maniera diversa. Il mondo gli descriverà se stesso in modo più ricco e più articolato, magari facendo giungere nuove idee al suo pensato, magari facendogli cogliere quanto fino al giorno prima non vedeva. Quando si entra nei quattro canti del mondo, è come intraprendere il viaggio verso Ixtlan di Gennaro in Castaneda. Non si può più tornare indietro, non ci si può più richiudere alla percezione. Siamo scoperti davanti alle sollecitazioni che dal circostante giungono all'essere umano. È vero che per articolare l'attenzione si è usato volontà, ma è altrettanto vero che le linee di tensione che giungono a noi sono delle coscienze di sé e pretendono di essere ascoltate, tendono agguati per essere ascoltati. Inoltre, le linee di tensione che si fanno sentire con maggior forza sono quelle relative alle nostre predilezioni. Queste ci cambiano e anche se lottiamo per non farci sopraffare e ordinarle in una forma sopportabile affinché la nostra percezione possa svilupparsi senza essere sopraffatta, noi non saremo più come prima, non saremo più in grado di ignorarle. Dobbiamo necessariamente continuare a procedere nello sviluppo della nostra attenzione e nelle relazioni all'interno dei quattro canti del mondo. Non torneremo più ad essere quelli che eravamo prima di sviluppare le relazioni attraverso l'attenzione. Quel mondo in cui noi, per effetto del condizionamento educazionale, cancellavamo un numero infinito di fenomeni, non esiste più. La sicurezza dell'ignoranza o dell'ignorare non ci è più permessa. Ci può essere solo la sconfitta. Quando neghiamo noi stessi, sottomettendoci a qualcuno e uccidendo la nostra percezione, in quel momento non perdiamo la nostra attenzione, la stupriamo, la violentiamo nella speranza di ridurla al silenzio, perché attratti da richiami diversi. Quando qualcuno fa questo, gli rimane il tormento nostalgico di quanto ha smarrito. Un sentimento assolutamente diverso da chi tenta di costruire se stesso, ma trova una ragione molto potente e crede di aver fallito. In realtà non ha fallito. Fin tanto che ricorda come è e cosa ha fatto, in realtà ha una ragione molto decisa e non cede il controllo. Molto decisa a non cedere il controllo, ma la sua attenzione ha già costruito le relazioni ed egli comunque vive quelle relazioni. L'attenzione è relazione. L'attenzione è trasformazione dell'individuo. L'attenzione è una chiamata di soccorso che si rivolge al mondo e questo risponde attraverso la sua attenzione rivolta agli esseri umani. Noi modifichiamo noi stessi ed il mondo accorre per aiutarci a modificarci, ritornando a percepire il mondo non più per la forma e la descrizione, ma per il suo sentire e la sua numenia, la sua attenzione. L'attenzione nei quattro canti del mondo. Ci sarebbero un miliardo di cose ancora da dire dell'attenzione, ma il mio compito, come ho già detto, non è di dire tutto o cercare tutto ed essere precisissimo in assoluto. Il mio compito è aprire un cammino attraverso il quale gli esseri umani costruiscono loro stessi. Cioè, io non ho il compito di dirvi a voi che cos'è l'attenzione. Io posso soltanto indicarvi alcune cose attraverso le quali pensare l'attenzione, pensare il mondo. Dopodiché sta a voi costruire la vita, o sta a voi anche attaccarmi, è indifferente. Però il mio compito è quello di aprire un cammino, non ho altri compiti, e questo è il più grande atto di stregoneria che io possa compiere.
Nella prossima trasmissione, nel Congiolo dello Stregone, nei quattro canti del mondo, inseriremo chiedersi il perché delle cose, ma nella prossima trasmissione parleremo di un elemento nel Congiolo del male. Vi do 2 secondi di musica e poi riprendiamo, un attimo solo. E continuiamo ancora la trasmissione. E niente, apriamo pure per le telefonate e cominciamo con la rassegna stampa a parlare del gorilla che risponde su internet alle curiosità dei navigatori. La gorilla è Coco e, come si sa, attraverso un insieme di linguaggio sordomuti, siccome non ha corde vocali, chiaramente, cioè le corde vocali sono molto diverse dalle nostre, per cui articolare i suoni è molto difficile, però col linguaggio dei gesti ha dimostrato di saper comunicare, ha dimostrato di avere sentimenti. Vi ricordate già l'altra volta abbiamo parlato di Darwin, che fu costretto a falsificare delle fotografie per dire che anche gli animali hanno sentimenti umani, cioè hanno sentimenti molto vicini a quelli dell'essere umano? Bene, Coco ha dimostrato questo. E notate bene, non è l'uomo che ha imparato il linguaggio del gorilla, è il gorilla che ha imparato il linguaggio dell'uomo. Come stiamo qua, intelligenza? Pronto? Spero che ti metto in diretta o no? Prima di dirmelo. Vabbè, mi hanno mandato in figa di mia madre. Vabbè, probabilmente lui è abituato. Allora, ricordo che è il gorilla. Per cui quando io vi dico che il mondo è uguale a noi, cioè che gli animali sentono come noi, le piante sentono come noi, la terra sente come noi, in effetti sentono come noi. È difficile dimostrare le cose a chi vuole mettersi i paraocchi, eh? Molto difficile, sì, fa comodo, si pensa creati l'immagine di Dio, e si è Dio, si proietta proprio a essere Dio, ma gli animali sono esattamente, noi siamo animali che hanno assunto la ragione, hanno assunto un certo modo di essere, non abbiamo la proboscide come l'elefante, non abbiamo gli artigli come il leone, abbiamo la ragione, abbiamo la parola, ma non siamo assolutamente diversi da questo. E quando ci si pensa diversi, è già un passo verso la distruzione, eh? Vediamo un attimino ancora. Pronto? Ciao. Ciao. Sono Andrea. Ciao Andrea. Scusa, volevo anche passare in passato e poi insomma passerò. Dimmi. Posso uscire un attimo dall'argomento e fate una domanda che mi sta a cuore? Sì, faccio un po' fatica a beccarti, ma un attimo solo ahí. Volevo sapere se secondo te, io da me poca vita ho capito che si vive da fantasia in realtà. Cioè, siccome il mondo è triste, allora uno si inventa le cose. Allora la domanda è questa, secondo te esiste il miracolo? Ti riferisci a una cosa specifica? No, siccome tutte le religioni parlano di miracoli, no? Voglio dire, tu prima hai fatto un bel discorso, hai detto che chi ama una certa cosa trarrà da questa certa cosa un certo insegnamento, giusto? Sì, sul discorso, meno, dai, non così come... Sì, beh, circa questo, io sì, l'ho capito così, insomma, il discorso. Allora, tutti i miracoli, eccetera, esiste, cioè voglio dire, adesso ti faccio un esempio proprio occidentale, classico, quello che tutti hanno a testa, insomma, no? Sì. Uno dice, io gioco la schedina perché faccio 3 zese e vinci schei. Tu almeno sei d'accordo con me che si vive da fantasia? No, sì e no, sono in parte, eh. La fantasia è una cosa preziosa, ma può anche essere qualcosa che ti blocca nella vita. Esatto, però in pratica io nel mio piccolo credo a questo, insomma, cioè a fin fine uno dice vabbè, allora il mondo è così, però domani sarà diverso, per cui ovviamente il termine di aspettativa c'è sempre. Io ti faccio ancora più preciso. C'è un passaggio nella Bibbia, eccetera, che dice chiedete, vi sarà dato, bussate, vi sarà aperto, no? Ecco, volevo sentire il tuo punto di vista su questa cosa qua. Va bene, d'accordo. Ok? Ciao. Ciao, grazie. No, sì, il problema del miracolo, della cosa che cade così all'improvviso, adesso non riesco a capire perché c'ho questo rimbombo. Le cose che cadono così all'improvviso sono cose che incontriamo nella vita, cioè, e poi le chiamiamo. Far tredesi al totocalcio o st'altra che si mette paralitica, che si mette a camminare. Beh, paralitica che si mette a camminare non è assolutamente un miracolo, semplicemente esistono certe forme di malattie, specialmente quel tipo di malattia, in cui il cervello ricostruisce i reticolati sinapsi partendoci da un'altra parte.
Cioè, io vorrei ricordarvi che quando noi eravamo, avevamo il cervello piccolo come quello di un rettile, perché noi eravamo dei rettili una volta, noi comunque i nostri arti funzionavano lo stesso. Per cui anche se dovesse andarci in bruciare la corteccia cerebrale della parte motoria, se riusciamo a sfondare una parte del cervello, a ricostruire dei collegamenti che avevamo anticamente, che però non usiamo neanche più, noi possiamo continuare a riprendere a camminare. Per cui fare questo tipo di operazioni, chiaramente qualcuno può anche gridare il miracolo. Vi faccio osservare che se gridiamo il miracolo, anche quelli che sono in coma, che ci vada il cantante preferito, si svegliano, si potrebbe gridare il miracolo, però ormai si sa quali sono i meccanismi che portano fuori queste cose. È inutile che siamo a menace. Per quanto riguarda poi la fatalità, la fatalità, la casualità è un dato di fatto. Cioè, se in Italia giocano 10 milioni la schedina del Totocalcio, chiaramente su 10 milioni qualcuno vince. Cioè, fa parte del calcolo delle probabilità, dove è quasi impossibile che ciò non si verifichi. Però il calcolo delle probabilità è una cosa molto materiale, molto. Cioè, io ho letto analisi delle leggi del pensiero di Boole ancora una vita fa, dove il calcolo delle probabilità è una questione di formula matematica, non è altro, insomma, per cui non facciamoci. Dopodiché, chiaramente, uno può anche dire, beh, io mi alzo tutte le mattine, faccio 10 ore di lavoro per una puttanata, e se vincessi 3 miliardi risolverei un po' di problemi. Magari vince 3 miliardi quello che ha i soldi, e dopo magari ha un cancro che gli sta massacrando il cervello. Vabbè, è irrilevante, sono queste cose, però chiamarlo fatalità o miracolo, insomma, mi sembra un po' eccessivo. Vediamo ancora. Pronto? Sì? Ciao, sono Mario, ascoltami, voglio domandarti una roba, voglio dire una roba, anzi, voglio dire una roba agli ascoltatori. Se mi credo i miracoli, se qualcuno mi dice che perlomeno c'è un miracolo che a qualcuno che si è cresciuto una mano, Sì. che magari era senza mano, ti Sì. spiego, era senza un braccio, che si è cresciuto il braccio, Sì. e ora qui io posso pensare che sia un miracolo. Se invece mi dice che non che vedeva, dopo che vede, non camminava, camminava, io non credo che questo sia un miracolo. Ecco, se fosse qualcuno che c'è in ascolto che dice, a me mi sembra su un braccio, no, ma ora mica crederò ai miracoli. Ti D'accordo. saluto, grazie. Ma Ciao. guarda che neanche nei Vangeli questo avviene, eh? Cioè, neanche nei Vangeli questo avviene. Cioè, infatti, queste cose qua non sono mai esistite e nessuno ha mai osato anche tirarle fuori, insomma, per cui lasciamo un po' perderla. Vediamo un attimino. Questo qua è un discorso che mi aveva fatto una radioascoltatrice di un tale Kerouac. Per il giubileo, porte aperte al pellegrinaggio telematico, dove la Chiesa riabilita un tale Kerouac che fu uno dei profeti della Beat Generation. Pronto? Pronto? Ok. Fu uno dei profeti della Beat Generation. La Chiesa riabilita la Beat Generation, il suo profeta Isaac Kerouac, il placet, autentico miracolo di fine millennio, arriva per mano di un cardinale, Giovanni Cayley, e di due arcivescovi, Francesco Gioia e Crescenzo Sepe. Vabbè, ogni tanto fa anche comodo di avere qualcosa da vendere sul mercato, eh. Adesso gli serve un po' di Kerouac, ma vedremo un po' come stanno riabilitando tutti. Ho un altro articoletto dove si riabilita addirittura Proust. Pronto? Sì, videogramma. Buongiorno. Buongiorno. Dunque, adesso c'è anche un po' da ridere, no? Mi assistì a un miracolo, no? Sì. No. Mi è capitato di essere un semaforo, no? E che c'era un personaggio tutto attorcigliato su se stesso, no? Sì. Ed è quasi da ridere, no? Cento, neanche 50 metri più avanti che c'era un fruttivendolo, no? Non vedivo località, se non si capisce neanche. Va bene, arriva a un certo punto sta persona davvero completamente diritta, no? No, e a un certo punto ho detto qua Sant'Antonio che ha fatto un miracolo, no? Qui il megavardà e niente, non ha neanche cos'ha. L'era andata a cambiare la moneta, l'era un semaforo, raccoglieva un po' dei soldi e se andava a cambiarli da sto fruttivendolo. Un attimo dopo, è ritornato il semaforo, no? La cosa era veramente comica, perché da dritto è che ha cominciato a partire ogni metro che faceva, no? Andava sempre più storto, no? Quando arrivava il semaforo per il coso,
era totalmente handicappato, totalmente. No? Quando che era là era dritto, no? E quando che arrivava il semaforo era... Handicappato. Sì, handicappato completamente, no? Allora, adesso voglio fare una considerazione, no? In un periodo nell'antichità, quando i tempi, va bene, no, in epoche passate, no? In epoca che se uno aveva dei soldi praticamente veniva depredato dai tasse e via del seguito, no? Se era sano poteva capitare che veniva fatto schiavo e messo sulle navi a remare, no? L'unica alternativa che poteva avere era quella di diventare o cieco, no? O sordo o qualcosa del genere, insomma, no? Allora mandare l'elemosina, quello diventava il coso. Adesso facere debiti e considerazioni in certi periodi storici, tutti sti ciechi che guariva e via di seguito, no? Anche al tempo del coso, adesso... Sì, ma anche adesso, sai, ce ne sono degli invalidi ciechi che hanno la patente, sì. E sei andato tutti a Lourdes. Beh, riguardo a questo, poi sta proprio una cosa comica, perché vedere questa persona, no? Ma vedere come che si va, diciamo, in torco a un certo punto, no? Era una cosa veramente da ridere, perché era perfettamente sano, logicamente, no? Ma logicamente aveva necessità di riuscire a cosa. Certo. No, voglio dire, in epoche passate, no, farsi passare per cieco, per quello che c'era, era un modo di sopravvivere, perché sì, se uno aveva un bel fisico, dritto e via di seguito, come se no, in certi periodi poteva essere mandato o alla guerra o a remare dentro sue navi o qualcosa del genere. Imparavano fin da bambini a mascherare. Allora riparo da ogni disgrazia praticamente. Certo. Va bene, ti saluto. Ciao, grazie. Vedi Branca Leone. Branca Leone crociate, sì, in effetti. Vabbè, vediamo un attimino dal Gazzettino del 9 maggio 1998, ho quasi un mese e mezzo di ritagli di giornale, mettetela via, sennò per tutta l'estate, più quelli che arriveranno. A proposito, sembra che qualcuno mi stia tagliando le notizie dal Gazzettino, ma ai giornalisti del Gazzettino in ascolto, a chi per essi, sappiano che io non leggo solo il Gazzettino, leggo anche la Repubblica, il Corriere della Sera, la Stampa... Per cui non si preoccupino, anche se loro tagliano le notizie, io le notizie le trovo lo stesso, televideo, non c'è problema. E allora, vediamo un po'. Dice Monsignor Grillo, vi ricordate il picchiatore di Civitavecchia, quello che gli è apparso la Madonna, quello che la Madonna ha pianto? Cioè, cosa dice sto tizio qua? Torniamo a fare raccomandazioni. Perché? Perché ha bisogno del controllo delle persone. Cavolo, le persone le sfuggono da tutte le parti, però se noi abbiamo il potere di fare raccomandazioni, le compriamo. Questa notizia è del Gazzettino del 9 maggio 1998. Per la precisione, contrario a questo, allora, parzialmente favorevole a questo è, vi ricordate, Arsilio Tonini? Ecco. Contrario a questo sembrerebbe un tale Monsignor Maggiolini. Comunque... Pensateci un attimino su queste cose. Pronto? Ciao Andrea. Ascolta, aspetta che spengo la radio. Mi senti? Sì. Mi senti? Sì, ti sento. Devi parlarmi per telefono. D'accordo. Ascolta, ma è sta sindone, no? Sta cazzo di sindone, no? Vabbè che Agnelli è prossimo all'aldilà, no? Che è andato a vederla, no? Quindi lui forse... sarà più sintomatico, non so, ma vuoi che tutta sta gente sia andata a vedere sto strasso sì? d'Europa che... Sì, dunque 2 milioni, adesso sto ricordando sì. a memoria, 2 milioni e 200 mila contro i 3 milioni e mezzo dell'altra estensione. Che bello. Quanto conti? Che non va a vedere a Sindone. È diminuito del circa 33%. Ma pensati come che siamo già fai. Un'offesa all'intelligenza. Ma secondo te, scusa, uno mette là un straccio che... Dicono che ha milioni di anni, dopo chissà da dove viene fuori, no? Quello, la datazione dice che del 1300, e dai miei conti, quell'immagine è l'ultimo maestro templare. Ma tu pensa che a me, non so, un paio di jeans mi durano, metti 3 anni, butto via tutto, no? Nascindone c'è un tocco di strada, che ha 3000 anni, che si ancora là. Se ti avessi 50 suore che te mantengo... Ma no, guarda, te puoi fare quello che vuoi. Ma... No, vabbè, ciao Claudio. Ciao, allora, ciao. No, le cose durano se vengono mantenute, se vengono manutenzionate, altrimenti...
Andiamo un pochetto avanti, per quanto riguarda poi la sindone, l'ultima estensione ha avuto un calo di spettatori di circa il 33%, il che vuol dire che la gente sta accorgendosi che è una buona truffa, soltanto che le file di persone le vedi sempre. Però ricordate, l'ultima estensione ebbe 3 milioni e passa di persone. Dopodiché si parla di un 300.000 non prenotati, però è una cosa abbastanza irrilevante. Allora, il gazzettino del 4 maggio 1998. Prima ci deve essere l'uomo, poi il prete. Beh, per un'affermazione del genere venivano presi e bruciati, ricordatevi bene. Prima c'era il prete e poi l'uomo. Circa 80.000 coloro che hanno lasciato per accedere a una vita diversa, non sempre matrimoniale, cioè circa 80.000 preti se ne sono andati via. La novità: aumentano nei paesi di bassa percentuale di cattolici, cioè dove non sanno che cosa sia il cattolicesimo, e diminuiscono nei continenti come l'Europa di tradizione cristiana, cioè diminuiscono là dove sanno perfettamente che cos'è il cattolicesimo. Anche su questo rifletterei qualche volta. A proposito, il gazzettino del 4 maggio 1998, non è roba che mi invento io, ricordate che tutti questi pezzi qua che vi do, io li metto in ordine e mi servono dopo per l'elaborazione dei miei scritti, cioè non è che dopo il pilo li butto via e non ce li ho più, io mantengo sempre in ordine questi ritagli. Pronto? Ciao, sono Marco. Ciao Marco. A proposito, un momento solo, parlavate di sindone, no? Gli studi del scientifici sulla sindone fatti col carbonio, no? Sì. E che la datazione, come dicevi tu, è intorno al 1002-1003. E questi risultati erano stati accettati anche dagli ecclesiastici, i primi risultati, no? Sì. Poi siccome attorno c'è sta favola della sindone, eccetera, allora hanno detto, ma forse anche la scienza può sbagliare. E allora adesso tutti dicono la loro, no? E hanno trovato anche l'escamotage, è anche un furbo escamotage. Sì, volevo dirti questo però, quello che mi interessava. L'altro giorno su Rai 3 ho registrato, e quindi è tutto quanto confrontabile, c'è una scrittrice che ha fatto un libro sulla sindone e ha fatto delle ricerche storiche, e quindi documentate, quindi ci sono documenti in giro, eccetera, dove è arrivata alla conclusione che la sindone è stata fatta da Leonardo da Vinci con una tecnica tutta particolare, perché era uno fra i scienziati di quel tempo, insomma. Sì, ma si conosce la tecnica. Ecco, eh? E soprattutto il volto della sindone non sarebbe altro che una copiatura del volto di Leonardo da Vinci. Sì, tieni presente che anche la Gioconda, no? Hanno capito il mistero un po' di quel viso, mezzo uomo e mezzo donna, e sotto sotto insomma sembra che Leonardo ci giocasse sopra con la propria omosessualità, ma soprattutto il viso del Cristo, insomma, della sindone, non sarebbe altro, e lui l'avrebbe fatta su una commissione di un principe bizantino, adesso non ricordo più bene, insomma, di quel tempo. Sono io che ho la radio. No, vai tranquillo. Ecco, e ha detto che praticamente il mistero appunto della sindone, per cui sembra che sia stata anche il modo di imprimere, no? il modo del corpo che ha lasciato quelle tracce, eccetera, perché è una figura tridimensionale, un negativo al posto di un positivo, oppure un positivo al posto di un negativo, eccetera, sì. Era una tecnica, un segreto che conosceva benissimo. Eccetera, anche perché quel tempo era uno fra i pochi che lavorava sui cadaveri, aveva in mano per esempio anche la tecnica stessa della pittura che ha fatto sul quel famoso cenacolo, l'ultima cena, no? E hanno detto che hanno capito adesso, nonostante che siano 300-400 anni che ci studiano sopra, i segreti di quell'insieme di colori e di altre tecniche che adoperava lui, insomma, addirittura la cena del Leonardo, no? Che è a Milano, mi sembra, no? Conservata, eccetera, in un convento. Ecco, addirittura lì non riuscivano a mettersi d'accordo gli studiosi, i critici, eccetera, sulla tecnica adoperata da Leonardo. Adesso invece sembra che le ultime tecniche, insomma le ultime insomma, ritrovate scientifici, abbiano dato una risposta anche a quei segreti. Per cui tutto il discorso è stato trasportato anche nella sindone,
E questa scrittrice ha fatto un libro, tra l'altro è stata intervistata, l'ho sentita in diretta, ho registrato tutto, e lei ha detto che da documentazioni che ha trovato, insomma, in giro, è riuscita ad affermare questo. Ha scritto un libro appunto sulla reale, come si può dire, come è stata fatta la sindrome, insomma. E lì c'è proprio la firma di Leonardo da Vinci. Voglio dire questo, se veramente la scienza dà una mano nell'attribuire, insomma, a una verità i suoi contorni, no? E farla risaltare. Perché poi ci si scontra di fronte alla fede ottusa della gente che non ne vuole proprio sapere e dice, beh, per noi quello... Vedi... È questo il discorso, che guarda, che sia vero o non sia vero, dico, se di fronte a una cosa, no? A una realtà, a un dato di fatto, uno dice, no, chiudo gli occhi lo stesso e per me quello è quello che voglio io, quello che penso io, insomma... A sto punto la ragione a cosa ci serve? Avere un cervello che ragiona non serve più a niente. Ciao, ti saluto, ascolto la risposta. Ciao, grazie, ciao. Chiariamoci una cosina. L'oggetto del contendere non è la persona colta. La persona colta deve essere annientata. Perché? Vediamo un attimo. Da sto Sant'Antonio, forse stasera riesco a trovare qualche minuto per parlarvi di sto Sant'Antonio di Padova. Durante il dibattito emerse che la regola avrebbe vietato il possesso di libri non solo perché avevano un valore economico, ma perché il sapere incoraggia l'orgoglio. Questa puttanata è di tale San Francesco, sapete, quello che amava gli animali e che stuprava gli uomini. Li stuprava, perché quando uno si nega la conoscenza e il sapere, è uno stuprare le persone, eh? Il sapere toglie a molti la docilità, diceva, e non consente loro di piegarsi ad attività umili, a sottomettersi. Questa è del Franceschetto, quello che amava gli animali, che in realtà non è vero. Per cui, cos'è che è importante? L'oggetto del contendere non è le persone che sanno. Molte delle cose che noi diciamo qui per radio, specie contro i cattolici o delle cose storiche, sono straconosciute, sono cose ovvie. L'oggetto del contendere sono le persone comuni, cioè sono quelle persone che col loro lavoro, con la loro esistenza, col loro tirare avanti la carretta, non fanno altro che alimentare l'orrore, alimentano le stragi, alimentano le divisioni, finanziano... accidenti, mi stavo dimenticando, ricordate, fra poco c'è il modello 740, ci sono le tasse da pagare, mettete una firma per lo Stato, non finanziate la Chiesa Cattolica, per favore, non finanziate l'orrore, non finanziate le stragi, non finanziate lo spaccio di eroina, ricordate che la Chiesa Cattolica costruisce le persone che vanno a comprare l'eroina, no? Non lo spacciatore che la vende, ma costruisce la testa delle persone, le prepara, perché l'eroina può essere solo polvere oppure speranza per i disperati. La Chiesa Cattolica costruisce la disperazione nelle persone. Pronto, Radiogamma? Pronto, Claudio, buongiorno a te. Buongiorno, ciao. Ciao, Claudio. Senti, io prima sentivo che parlavi dei rettili, che anche noi eravamo rettili, che sì? Però hai fatto tutto un discorso che però lo stesso potevamo avere gli arti, non so. Certo. Se poi, quando metto sul telefono, se per cortesia... Se potevi un po' ripetermi... Concetto? Ascolta, aspetta che sbasso la radio, dai. Aspetta. Claudio? Sì? Ecco. Ho capito. Se mi permetti, volevo dirti qualcosa... Ti ringrazio per il discorso che hai continuato l'altra volta sui gatti, alla sera, che ti ho sentito. E volevo dirti... Volevo leggerti qualcosa sul gatto, posso? Certo. Ecco. E poi mi rispondi sia su questo che sul discorso dei serpenti. Va bene, vado avanti? D'accordo. Allora, secondo quanti credono al paranormale, il gatto è in grado di compiere il viaggio astrale. L'astrale è un mondo più sottile, ma altrettanto reale di quello in cui viviamo quotidianamente, e corrisponde al piano mentale. Spesso il gatto, immerso in profonde meditazioni, con gli occhi semichiusi, è altrove. Qui c'è soltanto il suo corpo fisico, mentre la sua mente esplora altre dimensioni. Non ci sono prove che il gatto abbia queste esperienze, se non il fatto che i felini percepiscono eventi lontani nello spazio e nel tempo e sono dotati di chiaroveggenza che, secondo i cultori delle scienze esoteriche, sono le facoltà di chi è in grado di muoversi sul piano astrale. Non solo, al laboratorio di parapsicologia di Dole, dell'University dell'Ohio,
Da diversi anni si studiano seriamente i poteri paranormali di alcuni soggetti e vengono eseguiti esperimenti di viaggi astrali controllati scientificamente. Il ricercatore Robert Monroe, che ha compiuto molti di questi viaggi, assicura di essersi trovato varie volte per errore in casa di qualcuno durante i suoi spostamenti e che la sua presenza era avvertita immediatamente dal gatto presente nella stanza, che sembrava vederlo anche se nessun altro si accorgeva di lui. In genere l'animale si mostrava amichevole. Adesso concludo. Scusa, posso dirti una cosa? Sì. Guarda che le stesse cose del gatto sono state riportate da tutti gli esperimenti di Blackstar sulle piante. Sì. Ah. Tanto per essere chiari, c'è la percezione a distanza, il legamento fra la pianta e la persona, sì. E la percezione fatti con gli oscilloscopi sono state trovate anche sulle piante. Interessantissimo, interessantissimo. Allora concludo e poi ascolto te. Sì. Allora, questo spiega forse l'esperienza abbastanza frequente del gatto che osserva qualcosa o qualcuno invisibile ai nostri occhi. Lo segue con lo sguardo, muove le orecchie e talvolta muove la coda in segno di saluto. Se non si tratta di un insetto, è probabile che veda un visitatore che viaggia in un'altra dimensione lungo i sentieri del piano astrale. È un essere di energia. Sì, ecco. Allora, Claudio, ti rispondo subito. Siccome fatico a sentirti, preferisco mettere giù. Perfetto. Ecco, mi raccomando sui rettili e sì, vabbè, è sul. Vabbè, d'accordo. Ti ringrazio. Ciao, grazie a te. Claudio. Ciao. Sulle piramidi. Adesso no, sulle piramidi no. Vediamo un attimino a rispondere a questa amica, non prendo telefonate finché non ho finito una risposta decente. Allora, cominciamo innanzitutto il discorso dei viaggi astrali per gli animali. Quello che io vi sto presentando attraverso il crogiolo stregone, tutti i discorsi che noi facciamo, è per sottrarsi dall'assoggettamento della ragione e della descrizione. Gli animali non hanno questo, cioè gli animali non hanno l'assoggettamento alla descrizione, l'assoggettamento a un Dio padrone, non hanno una ragione, non descrivono le cose, cioè non hanno bisogno di tutta quella fatica immensa che noi dobbiamo fare per tirarci fuori dall'assoggettamento. Nessuno gli impone a un animale di mettersi in ginocchio, capito? Per cui nessuno distrugge la percezione della vita. Io vi posso dire che la stregoneria diventerebbe una cosa normale se non ci fosse il male delle religioni monoteiste, delle religioni rivelate, che distruggono la capacità degli esseri umani di costruirsi. Non è solo quello, c'è la ragione, c'è la descrizione, ci sono tante altre cose che intervengono dopo. Ma comunque, questo è il senso. Negli animali questo non c'è, e costruiscono il loro corpo luminoso e possono viaggiare col loro corpo luminoso, perché la costruzione del corpo luminoso non è altro che l'atto normale della vita degli esseri della natura. È il loro fare, è la questione normale, non è eccezionale, è normale. È eccezionale soltanto per chi è in ginocchio, per chi è sottomesso, per chi non ha altro. Questo è il discorso, per cui che gli animali viaggiano, che le piante riescono a sentire le persone, riescono a captare le persone, e Blackstone a fare i suoi esperimenti, si era talmente legato alla pianta che quando gli aveva attaccato l'oscilloscopio è andato, non so, a 150 km di distanza, ha fatto l'amore e la pianta ha registrato tutte le sue sensazioni. Cioè, le piante che sentono è una cosa ormai acquisita. È che non sappiamo cosa farci, cioè non ci serve per scoprire l'assassino, o non ci serve per far da spie. Se servissero per far da spie, allora magari diventerebbe una cosa da studiare, da usare, ma non fanno le spie le piante, vivono semplicemente. Per cui tutte queste cose negli animali, cioè quando io vi dico gli esseri umani non sono altro che animali, solo che hanno la ragione e devono sottrarsi dalla ragione, vi dico una cosa ovvia, però vi dico una cosa eccezionale, cioè vi sto dicendo una grande realtà. Detto questo, riaffermato con forza questo, e non vorrei neanche più tornarci su questo argomento, perché noi siamo animali della natura, né più né meno. Non siamo sottomessi, purtroppo dico siamo sottomessi, purtroppo ci stanno fottendo fin dal primo giorno che siamo nati, e forse ci fottono già in pancia della madre perché condizionano la madre. Detto questo,
detto questo, per cui il discorso fondamentale della stregoneria che cos'è? È il sottrarci dall'assoggettamento. Vi dico ancora, potrei parlare di paganesimo soltanto parlando, rivelando tutte le malvagità dei cristiani e della loro dottrina, perché quello che resta dopo è la vita. E la vita è un atto di stregoneria, è un atto di determinazione di se stessi. Detto questo, parliamo invece anche dell'altro discorso, il cervello per sedimentazione. La costruzione per sedimentazione è un modo per costruire la vita. Quando noi eravamo nel brodo primordiale, diciamo trascinati nel fango dell'esistenza, mio nonno, vostro nonno, chi sta ascoltando, non era altro che una singola cellula. Bene, quella cellula aveva un nucleo, determinava se stessa, cercava di sopravvivere, si riproduceva, cercava di affrontare le contraddizioni della sua esistenza. Per cui, come cellula, aveva un potere di essere. Aveva delle determinazioni. Dopodiché sono diventate due cellule, tre cellule, quattro cellule. Sono ingrossate. Sono messe più cellule insieme. Più cellule insieme hanno formato una coscienza che era la risultante di tutte le cellule, ma che era anche la consapevolezza delle cellule singole. Dopodiché questo processo è andato via via amalgamandosi perché? Per costruire in noi le condizioni migliori perché noi potessimo costruire il nostro corpo luminoso. C'è chi dice viaggio in astrale, viaggio nel corpo mentale, sono cazzate. Abbiamo un corpo di energia, un corpo sottile che noi possiamo far funzionare, se lo vogliamo, se siamo in grado di farlo. Bene, dalla prima cellula siamo arrivati a quello che siamo oggi. Però, prima di arrivare a questo, esiste un processo di milioni di anni, un processo che è trasformazione di generazione in generazione. E ogni generazione, quando ha potuto, ha messo qualcosa di suo. Cioè, io, esercitando la mia volontà, metto qualcosa in più nel mio DNA. Se io faccio un figlio adesso... Al figlio di adesso gli aggiungo quello che ho messo io e così ha fatto generazione dopo generazione. Ricordate, siamo sempre responsabili della vita, eh? Sempre, 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 sempre. Ora, quando noi eravamo 10 cellule, 20 cellule, avevamo la determinazione di esistere. Quando siamo stati piccoli animaletti che crescevamo, anche se non avevamo la corteccia cerebrale, quello che gli studi di MacLean, per esempio, parlano del il nucleo centrale del cervello fatto dal talamo, l'ipotalamo e altre parti. Poi c'è una sedimentazione superiore che viene, MacLean lo chiamava il cervello rettile. Poi c'è una sedimentazione superiore ancora che chiama il cervello dei mammiferi fino ad arrivare all'essere umano che ha la corteccia cerebrale. Per cui se voi prendete un libro di scienze e guardate i vari cervelli, vedete che il nucleo centrale del cervello è uguale a qualsiasi altro animale. Addirittura la vita fetale, cioè lo sviluppo fetale dell'individuo, non rappresenta altro che le tappe dell'evoluzione. Per cui quando noi eravamo dei piccoli rettili, noi muovevamo lo stesso le gambe, noi muovevamo gli stessi gli occhi, magari vedevamo in maniera diversa, magari sentivamo il mondo in maniera diversa, magari il fatto era diverso, ma tutta quella roba noi ce l'abbiamo ancora. Abbiamo smesso di usarla perché dal punto di vista economico-sociale ci viene più vantaggioso utilizzare la corteccia cerebrale, ci viene insegnato ad usare solo la corteccia cerebrale. Abbiamo una barriera che separa la parte interna dalla parte esterna del cervello all'interno del corpo striato, però... E c'è più vantaggioso, cioè si pensa, si dice, si fa che sia più vantaggioso usare la corteccia cerebrale. Comunque i primati più evoluti, fra virgolette, hanno tracce di corteccia cerebrale. Però non è che la parte interna noi non l'abbiamo, non è che il primate che ha solo una traccia di corteccia cerebrale non vede, non sente, non parla, non cammina, non salta. Questa funzione la fa lo stesso. Per cui cosa succede? Che se io dovessi perdere quella parte della corteccia cerebrale che agisce sull'apparato motorio, ricostruendo un reticolato sinapsico e collegamenti diversi, è probabilmente possibile, dico è possibile perché non so i meccanismi attraverso i quali possa avvenire, che io rimetta in funzione quelle altre parti che invece non uso. È già stato stabilito che se un segnale da una parte del cervello non viene fuori, il cervello cerca un'altra possibilità di uscita. L'uscita dal coma non sono altro che ricostruzioni di tracce cerebrali. Per cui noi abbiamo la possibilità di ricostruirci, c'è questa possibilità in noi. Chiaramente non è assoluta, non è che avviene sempre, avviene in individui, specialmente in individui predisposti a fare questo. Cioè se uno ha il cervello bloccato perché era in ginocchio da mattina a sera davanti a un dio assassino, quello difficilmente riuscirà a ricostruire i collegamenti. Se invece uno ha un campo vitale libero, è sano, nel senso che affronta la vita, affronta le contraddizioni della vita, anche situazioni critiche le affronta come contraddizioni, le affronta come combattimenti. Per cui anche questo può ricostruire quello che è la sua struttura cerebrale. Dopodiché, facilità di ricostruire
i collegamenti cerebrali è possibile in tanti individui che manco pensano di poterlo fare. Succede, hanno i casini, hanno incidenti stradali, hanno meningiti, hanno qualcosa che li blocca. Dopodiché con gli anni, col tempo, perché è sempre un lavoro lunghissimo, è sempre un lavoro di ricostruzione, si ricostruiscono i collegamenti e magari quello che era paralizzato si muove. Non fai il triplo salto mortale con cadute in avanti come un acrobata, però diciamo che comincia a muoversi. Quella di Vicenza, per esempio, il cosiddetto formicolio, chiunque faccia un po' di concentrazione, chiunque faccia un po' di yoga, chiunque abbia un po' di pratica, di meditazione, di sognare, sa che cos'è i flussi energetici, le correnti vegetative. È solo un medico ignorante, un cattolico che vuole avere il miracolo per le mani, vuole venderlo, vuole spacciarlo. Ma chiunque sa che cosa sono i formicolii che le vengono. Le correnti vegetative fanno parte di studi reichiani da 60 anni. Cioè, non stiamo a raccontarci balle, insomma. E comunque, ci vediamo, ciao Giancarlo. E comunque noi abbiamo un cervello che si è strutturato nel corso delle generazioni, generazione dopo generazione. Per cui tutto quello che abbiamo dentro si è comunque riprodotto. C'è comunque, quando io ero un rettile ho ancora il cervello di rettile. Non lo uso più perché non mi serve, però in casi particolari questo può tornare a funzionare, magari alcune piccole parti, alcune situazioni particolari, magari cose eccezionali, però non è detto che ciò non funzioni. Noi siamo degli individui sedimentati, nel senso che eravamo una cellula sola, adesso siamo milioni di cellule, abbiamo avuto un processo di trasformazione, quel processo di trasformazione è dentro di noi, noi non abbiamo neanche immagine di quanta possibilità abbiamo noi stessi. Noi siamo dei veri e propri poteri. Attenzione, dice il macellaio di Sodoma e Gomorra, che non allunghi la mano e non mangi dall'albero della vita eterna per vivere e diventare come noi. Facciamo in modo che questo essere umano stia in ginocchio. Facciamo in modo che questo essere umano strisci. Facciamo in modo che questo essere umano non si accorga di essere un Dio. Attenzione. Bene, spero di aver esaurito il discorso. Perizia dal Gazzettino Locale del pagina di Venezia del 6 maggio 1998. Perizia per le vittime degli abusi del prete. Accusa il parroco, nuove indagini. Dopodiché chi accusa il parroco viene a dire: sapete, mi sono inventato il tutto, il prete non ha alcuna colpa. Beh, io vi ricordo sempre che le vittime non hanno soldi, non hanno dignità, non hanno personalità, non hanno un modo di vivere, non hanno modo di difendere se stessi e spesso vengono stuprate del modo di chiedere giustizia. Qualche volta altro inganno, però questo noi lo lasciamo alla magistratura. Vediamo un'altra notizia dal Gazzettino del 9 maggio 1998, sempre dalle pagine locali. Pronto il programma? Sì? Pronto? Claudio. Ciao, dimmi. Ascoltami, volevo chiedere una cosa. Volevo sapere, ci sono divisioni fra di voi, come per esempio